Siamo a Copenaghen! Non ci siamo mai stati prima, quindi cercheremo di vedere tutti i luoghi imperdibili in modo da creare una mini guida delle cose da vedere la prima volta in questa città. Cominciamo da Nyhavn, il quartiere più famoso con le sue casette colorate. Questo è il quartiere dell'antico porto e per anni fu rifugio di marinai e scrittori. Pensate che Andersen visse qui per più di 20 anni. Ora ci godiamo la città da un altro punto di vista, dai suoi canali. Credeteci, visitare la città dal mare ha tutto un altro sapore e vi lascerà nel cuore una prospettiva davvero unica e indimenticabile. Per fare questa attività e tantissime altre abbiamo acquistato la Copenhagen Card di 72 ore al prezzo di 118 euro. Che comprende attività come queste, tutti i mezzi di trasporto e gli ingressi alle principali attrazioni. Ci stiamo facendo un giretto a Strogest, la via dello shopping. Sì, che si pronuncerebbe tipo Stroyet, più o meno. In questo negozio ci sono tutte le tazze con i nomi danesi. Ma diteci un po', voi preferireste chiamarvi Morten o Palle? Andiamo, andiamo! Eravamo troppo curiosi di vederla, ci troviamo a Christiania. Sì, è praticamente una città nella città e si trova su un isolotto. Qui viveva l'ultima comunità hippie d'Europa. È un quartiere libero che vive secondo regole proprie. La via centrale di questo quartiere è questa qui dietro e si chiama Pusher Street. Chissà come mai si chiama così. Facilmente comunque, intuibile. Purtroppo non possiamo farvela vedere perché è vietato fare foto e riprese. Questo quartiere è pazzesco, sembra di essere in un altro mondo totalmente. Mamma mia, davvero. Comunque un'ultima curiosità, qua dentro non ci possono entrare auto e moto. Vedete, da qui si esce dal quartiere e c'è scritto state entrando in Europa. Che fiatone! Mamma! Proprio a due passi dal quartiere Christiania c'è la chiesa di Nostro Salvatore. E dopo centinaia, centinaia e centinaia di gradini siamo arrivati in cima alla torre e c'è un panorama pazzesco quassù, eh? Sì, su tutta Copenaghen a 360 gradi. Pausa dolcetto danese, assaggiamo il Kanel Snurre. Com'è? Buonissimo. Buono, eh? Mm-hmm. È stata una giornata lunghissima, siamo appena arrivati in albergo, alloggiamo al Bridgen Gusmeden Hotel, andiamo a vedere la stanza. Eccola qui, lo stile di questo hotel ci piace un sacco. Oltre ad essere collegato benissimo con il centro, un'altra cosa che apprezziamo molto è che questo hotel è 100% green. Adesso giretto in spa e poi andiamo a letto che siamo cotti. Buongiorno, oggi colazione abbondante perché dobbiamo macinare un bel po' di chilometri. Comunque in questo hotel colazione pazzesca, ci sono un sacco di cose buone da mangiare e soprattutto è una delle più buone che abbiamo mai fatto in viaggio. Oggi giornata decisamente più fredda. Oggi è dura. E proprio insieme alle guardie stiamo raggiungendo il Palazzo Reale per il cambio della guardia. Che avviene ogni giorno a mezzogiorno spaccato. L'atmosfera qui è davvero regale, ma adesso ci spostiamo alla Frederikkirche. Questa chiesa con il cupolone gigante. Altra tappa di oggi, ci troviamo a Kastellet, una particolare fortezza a forma di stella. L'estate deve essere molto carino qua, oggi è un po' grigio, però dietro di noi c'è questo bel mulino vento. Ed ecco qui uno dei simboli più famosi di Copenaghen. Piccolina, molto carina, la sirenetta di Andersen. Bella, bella. Ma voi lo sapevate che a Copenaghen le sirenette sono due? Una è un po' particolare perché è geneticamente modificata. Ed eccola qui. Comunque sono in pochissimi a conoscere questa sirenetta. E sappiate che si raggiunge a soli 10 minuti a piedi dall'altra. Facciamo una pausetta con i dolci danesi al cardamomo. Buono? Proprio buono. Oggi stiamo girando tutta la città a piedi, abbiamo camminato un sacco, quasi 10 km percorsi. Mamma mia, sì. E quello dietro di noi è il castello di Rosenborg, l'antica residenza estiva dei reali danesi. Ultime ore qui a Copenaghen, adesso andiamo a dare una sbirciatina qui dentro e speriamo anche di assaggiare qualcosa di buono. In questi giorni non ci vedete mai mangiare perché qui costa tutto una fucilata veramente. Comunque ci troviamo al mercato coperto di Torve Allern, l'ho pronunciato bene. Chissà. Comunque il mercato all'interno è così, pieno di bancarelle che vendono un sacco di cose da mangiare e anche prodotti tipici. Intanto, visto che fa freddo, ci riscaldiamo con un assaggino di tè. Iniziamo così. Ovviamente passate anche al Tivoli Park, però adesso è chiuso.
E dalla Fontana del Drago in piazza del municipio, purtroppo, salutiamo Copenaghen. Ovviamente speriamo che anche questo video vi sia piaciuto, lasciateci un like, un commento e al prossimo video.